di norma proprio sul nostro territorio erano accoppiate. Quindi, abbiamo due fornaci proprio distinti con metodologia costruttiva e anche di produzione diverse tra loro. Probabilmente anche dalla stratigrafia che abbiamo l'università curato, sono anche di due epoche diverse. Quando si parla di epoche diverse non si parla di centinaia di anni, ma di 20, 30, 50 anni massimo, perché le fornaci erano in continuo cucitura e ricucitura nella propria struttura, nel senso che erano strutture che avevano delle sollecitazioni termiche talmente elevate, talmente discontinue, a un certo punto, che avevano, erano soggette a fortissima manutenzione. Tanto è vero che poi anche nella lettura dell'oggetto si fa una certa fatica poi a trovare qual è la parte originaria. Non si può distinguere la parte originaria dalla parte utile, è fondamentalmente quasi impossibile. La professoressa Pedaluga, che ha poi curato anche un po' gli aspetti della messa con Ruggeri Mattoni, che è quella, diciamo, quella materia, quella branca di studio, di tecnica di datazione, che si basa sulla catalogazione dei mattoni, si riesce a capire l'epoca di produzione. Sì, qui ce ne sono di chi... Tantissimi titoli, ne abbiamo raccolto. Ma anche perché riutilizzava. Addirittura ha trovato dei mattoni molto precedenti alla costruzione, Cinquecento. Però diciamo che... Ma avevano due funzioni diverse, perché cuocevano calce, ma in modo diverso. Allora, contestualmente qua ci troviamo in un sito di produzione ottocentesco. Questo lo sappiamo dalla cartografia storica, che è molto scarsa, però al contempo anche da alcuni documenti, ad esempio il documento il regolamento di produzione della calce, cave, quindi storicamente le fornaci ottocentesche. C'è stata proprio una lamentela, una sollevazione di popolo dei cogoletesi al sindaco di allora, 1860, non mi ricordo se quando, 60... Vabbè, insomma, che chiedevano proprio che la produzione venisse spostata verso l'entroterra. Era il periodo che cominciava operazione a accorgersi che non era così, poi così salutare averci una fornace vicino a casa, ma soprattutto i calcinaroli cominciavano a non rispettare più il regolamento del 700, che era stato proprio appositamente studiato per regolamentare il carico e il scarico della calcina, che avveniva fondamentalmente, quindi produzione in carro, trasporto del materiale calcareo fino alle fornaci, arrivavano alla fornace, cuocevano naturalmente veniva una calce viva, non ancora spenta, con un blocco di calce, che venivano direttamente caricati sulle imbarcazioni. Non c'era un momento nella quale la calce si stava immagazzinata, ma andava via direttamente. Addirittura questo regolamento si parla di turnazioni, fin tanto che la barca non è pronta non si possono riaccendere le fornace. Questo è il motivo poi per il quale a un certo punto gli stessi calcinaroli avevano la proprietà dell'imbarcazione, cioè si era creato anche un continuo. Perché chiaramente poi gli veniva a costare di più il trasporto, questo aumentava. La cosa particolare per Cogoletto è che non ha mai avuto un porto e probabilmente mai lo avrà. Parlavamo prima che forse lo fanno. Nel senso che vabbè, lasciamo perdere i tempi attuali, molto improbabile. Lasciamo perdere i tempi attuali. Diciamo, quando c'era questa grossa produzione di calce non serviva di fatto un porto, ma era diciamo, prioritario avere la cava. Quindi sostanzialmente c'era una grandissima marineria anche sulla costa, motivo unico probabilmente di collegamento con le tradizioni colombiane, nel senso che grandissimi navigatori sostavano a Cogoletto perché oggettivamente il trasporto di calce era molto prezioso e molto delicato.
molto pesante. Allora, stiamo per accendere un punto un po' particolare, che abbiamo, diciamo, è stato un rinvenimento inaspettato. Ci chiedevamo cosa servisse questo curriculum, pensavamo come per l'acqua, perché avevamo trovato questa, probabilmente una cisterna dell'acqua oppure della produzione proprio di Malta, magari al dettaglio qui vendevano anche la Malta. A testimonianza di questa produzione anche un po' più al dettaglio. Abbiamo questo che è un deposito, un vero deposito di cocio pesce, una cosa molto particolare. Cocio pesce serviva in Malta. Eh sì. No, i bianchi, tramite una cartografia che abbiamo rinvenuto, avevano un effetto, una forma di mattoni sul lungo mare, quindi è possibile che oltre alla calce dessero anche la vitiva per poter ritirare la calce. Abbiamo fatto questa assistenza. Entriamo dentro, appena abbiamo i caschetti. Un doppio strato sostanzialmente. La storia qua è stupenda. Ma tra l'altro abbiamo verificato anche, perché in realtà inizialmente dovevano essere due strati, il rinzaffo e poi l'intonaco più chiaro. Abbiamo notato però che il rinzaffo addirittura anche con l'evaporazione non ha fessurato niente. L'intonaco più chiaro invece, pur con tutte le cautele, ha fessurato. Allora abbiamo optato sia per una questione estetica sia anche per una questione proprio di efficienza di ridare il secondo strato di rinzaffo, quindi a vicio, sì. E questo è il deposito del cocio pesce. Perché? Bisognerebbe proteggerlo con una copertura provvisoria, sennò si dilava tutto. Però in realtà abbiamo almeno monitorato con i grossi acquazzoni di questo periodo, è andato bene, nel senso che addirittura qua inizialmente in un punto dove non c'era si formava la pozzetta, mentre con poi il cocio pesto così è andato. E abbiamo trovato tutto il cocio pesto in tutto il cunicolo, ora lì abbiamo appena fatto l'entrata, anche perché questo deve diventare diciamo un sito che sarà didattico dalle elementari all'università, nel senso che qua puoi spiegare tutto quello che vuoi. E abbiamo conservato il tutto, in quel cunicolo effettivamente c'era quel 30 cm di cocio pesto, poi uno strato di calce, probabilmente quando a quel punto. Sono colature probabilmente, perché qua ha avuto più fasi, questa forse è la fase più antica, tanto è vero che ora qua siamo in tanti, ma se ci si fa caso questi muri sono anche un po' svasati, vanno contro gli altri. Io dicevo adesso in tutto questo restauro, nella parte bassa non ho studiato niente, avevo l'occhio, vabbè, di quello che archeologicamente ha sempre studiato questo, però tutte le decisioni che ho preso sono state quelle di dire da domani, il giorno dopo il restauro, rientro in cantiere e comincio a studiare tutto, perché il restauro è stato rispettoso e tutte le stratificazioni io le posso leggere, sono ancora leggibili, quindi è stata anche una mia sfida. E questo praticamente era il deposito della calce che veniva dalla terza fornace, che veniva colata giù attraverso quel, che si depositava lì. Qui c'erano dei massi, a quel punto si è formato questo muro di calce ed è quello che con Frattini ci siamo consultati varie volte come consolidarlo. Siccome io penso che sia bellissimo quel carbone che ancora si vede. Sì, l'abbiamo anche voluto, quello, Però anche quello chissà col tempo. Ma tra l'altro adesso potremmo, a questo punto, con Frattini ne avevo già un po' parlato, fare proprio delle piccole sperimentazioni anche sui prodotti più innovativi che sta mettendo a punto lui. E deputare questo sito come luogo di sperimentazione, tra l'altro c'è questo costituendo comitato che governerà anche sulla manutenzione, per cui c'è anche un che è controllo. Delicata, perché se non si fa manutenzione no, certo, e poi oltretutto anche oggi ci sono diversi restauratori che sono qui con cui ho collaborato e che potranno magari a più riprese venire anche a controllare loro oppure addirittura applicare i vostri prodotti, quindi potrebbe essere proprio. E qui praticamente si vede un po'
l'alternanza tra gli strati di combustibile e di calce con i vari crudi che venivano tale quali, diciamo, venivano giù dallo scarico. Certo, poi c'erano tutte le ulteriori lavorazioni a tutti. E poi qui si ha una visione particolare della fornace.